Sanremo 2021. Perché Albano è stato tagliato. Il vero motivo al Festival di Sanremo 2021 non ci sarà Albano, anche se aveva presentato un brano, Amadeus lo ha tagliato, ma perché? Il vero motivo. L'edizione in arrivo di Sanremo 2021, tra polemiche e incertezze di vario genere, potrebbe avere un risvolto definitivo nei giorni a seguire. Infatti, stando a quanto riportato da Più Donna, è trapelata di recente una particolare indiscrezione riguardo alla clamorosa esclusione di un concorrente storico dell'evento. Albano, con molta probabilità, è stato appunto escluso dai partecipanti del programma. Il motivo non è ben chiaro, così come non è ben chiara la veridicità riguardo ciò che è stato riportato. L'unica cosa quasi certa, è infatti l'esclusione piuttosto a sorpresa. La trasmissione, stando a quanto è stato reso noto dal CTS, si svolgerà regolarmente tenendo in considerazione come termine ufficiale la prima settimana di marzo. In una recente intervista, il cantautore pugliese ha dunque fatto chiarezza sulla vicenda. Festival di Sanremo 2021. Perché Albano non c'è? Nell'edizione che si terrà sul palco dell'Ariston per Sanremo 2021, ci saranno tanti artisti di assoluto spessore musicale. Tuttavia, all'appello manca un nome che è sempre risultato molto importante per il settore. Tenendo fede alle voci di corridoio emerse, pare che il brano proposto dal noto artista non sia stato scelto. E ad alcune voci piuttosto autorevoli, la canzone non sembra essere piaciuta particolarmente. Il brano inviato dovrebbe rilasciare a qualche periodo fa, quando tutti si aspettavano il regolare svolgimento della trasmissione. Ma a conti fatti, non è stato affatto così. Il cantante ha avuto modo di esprimersi anche sull'edizione, affermando il suo volere rimandare il noto evento. Il compagno storico ex di Romina Power ha anche sottolineato l'importanza della partecipazione del pubblico. Partecipazione che, per ovvie ragioni collegate strettamente alla situazione in corso, non può attualmente esserci. L'artista non spera dunque in una cancellazione, ma semplicemente in un rinvio della trasmissione in data da destinarsi. Tuttavia, il festival è stato confermato, e si svolgerà secondo le regole previste in precedenza. La polemica in corso tra Amadeus e il cantautore si è svolta comunque senza il minimo intento negativo.